Salve a tutti, io sono Resler e benvenuti ad un nuovo episodio della campagna di Kostaltin. Qui ci troviamo in guerra con i nani del caos di Astragoth, che ha preso già alcuni dei nostri insediamenti e adesso sta pushando contro Prague. Ora, quello che ho intenzione di fare è utilizzare questi due eserciti per eliminare questo contingente qui di Nani del Caos e spostare, cercare di costringere Zardrak ad attaccarci successivamente. In questo modo Astragoth sarà costretto ad attaccare da solo Prague, magari c'è anche Volksgrad, però questa è la mia intenzione, perché se Astragoth poi si unisce ad altri eserciti suoi è complicato. Invece continua la guerra contro le legioni del caos. Kostaltin ha conquistato le scogliere biliari e ci stiamo apprestando ad attaccare la foresta del decadimento, cosa che faremo subito. Questa penso che sia una battaglia da giocare, perché altrimenti le perdite sono troppe. Perdite medie, non credo che sia il caso di subirle. Quindi giochiamoci questa battaglia, dai. Allora, vediamo un attimo se riusciamo a trovare un punto buono per attaccare. Ah no, questa è proprio la fortezza in cui si fa un assedio centrale e basta. Le torri quanto levano? 500 e tantino. Vabbè. Mettiamoci molto distanti per ora e poi si vede. Ok, non c'hanno nessuno sulle mura. Hanno qualcuno sulle mura? Sì, però nessuno carica, cioè nessuno tiene le torri attive. Quindi per cui possiamo portare le nostre unità da tiro qui. Possiamo portare le unità da tiro. Poi avviciniamo anche gli altri, poco alla volta. L'importante è che le torri non vengano attivate, perché sennò è un problema. Se la guardina la stanno danneggiando, sì, molto poco alla volta, però i danni ci sono, dai. Mi basta che le torri non si attivano, poi per il resto non mi interessa. Ok, iniziamo ad entrare. No, la maga no, il patriarca sì. Portare dentro la maga è un po' presto. Aspettiamo che si gruppano tutti quanti. E qua ho comunque anche la tempesta di neve da utilizzare, che ha anche penetrazione e armatura, però è chiaro che abbiamo bisogno di un bel numero di unità, perché altrimenti non vale la pena usarla. Sono sempre pochini. Vabbè, iniziamo con questo, dai. Gli stronzi. Ah, ma qua c'è anche il Lord nemico. Ah, interessante. Lui non spara, va. Se non spari, vabbè, mettili qua, dai. Oh, ma che sono sti danni, però?
No, allontanatevi dalla torre, non la attivate, grazie. Non vi permettete proprio. Ok. Stanno a pigliare un po' di mazzate, però. Visto che c'ha l'antilarge, no? Però c'ha... è uno che mena. Senti, io sta magia gliela sparo perché qua ci sta un sacco di gente cattiva. Minchia, quanto cazzo mena questo lord di Khorne? Un livello 2 che mette in difficoltà un lord leggendario di livello 20 con l'eroe al 12. Vabbè. Surreale come cosa. Cioè, ho fatto 4100 danni tutti quanti su Coastal Team. Ma. Per favore ci apro, vedi. Cioè. No, nel senso che non è che mi lamento perché voglio per forza vincere facile, anzi. Già così il gioco è abbastanza semplice, anzi tanto troppo. Però che le cose avvengano con una certa logica, non che un lord di livello 20 viene leggendario viene seccato da un lord di livello 2 del cazzo, cioè. Che poi non è neanche leggendario quello, cioè non ha senso. La cosa, voi salite qua sopra, no? Qua il patriarca mi sta morendo, è meglio che se ne va via. Mi ci muore un'altra volta? Mi ci muore pure sto patriarca? No. Venitene via. Dobbiamo far andare via anche Costaltin. Patriarca, però te ne devi andare. Come caspita menano. Allora, attaccate ste demonette di Slaanesh. E comunque loro sono tanti, eh. È mica male. Belli resistenti i ragazzi qua. Ma sai che ti dico? Che stanno tutti gruppati, un po' fermi. Spariamogli una bella tempesta sulla testa. Vabbè, ovviamente poi si scansano, vabbè. Figure. Vabbè, mica tanto. Un po' di danno l'han preso. Vabbè, facciamo una cosa, facciamo avanzare le nostre unità corpo a corpo. Ma Costaltin magari ci può rientrare, dai. Ma che perché così accompagna la carica di Cossari che stanno avanzando. Questi stealth li mettiamo qui. Ma che sta succedendo? Che ci stanno sti cossari?
Ma perché state avanzando? Scusate. Beh, c'è la modalità guardia attiva che... Mi dimentico sempre di attivarla. Un'altra bella magia. Questa battaglia sarebbe stata molto complicata se non avessimo avuto il mago, eh. Comunque, al di là delle uccisioni, ha fatto 23k. Si fanno sentire sti danni. Ok, dai, eh. Dai, che loro sono in rotta. Andiamo sulle demonette. Carichiamoli. Ah, battaglia molto più lunga di quella che credevo. Beh, questi che stanno resettando la carica. A posto, dai, eh. Diciamo che per essere dei demoni hanno molta più tenacia di quello che uno penserebbe. Ma secondo me questi stealth possono anche scendere qua giù, dai. Caricate su. La magia qua dovrebbe, esatto, convincerli che forse forse è meglio darci l'insediamento senza morire ancora di più. Infatti è così. Ok. Dieci perdite sono oggettivamente poche. C'è soltanto il patriarca che stiamo rischiando di perderlo. Poi per il resto la battaglia è andata molto molto bene. Ottima prestazione degli Strelzi, ormai come sempre. Unità veramente molto affidabile. Per il resto poi va tutto bene, dai. Ok. Facciamo così. E occupiamo l'insediamento. Questa dovrebbe essere la capitale delle legioni del caos. Se ricordo bene. Facciamo così che ci serve controllo. Qua sono già arrivati gli uomini bestia. Manco il tempo di prendere l'insediamento e già gli uomini bestia rompono le scatole. Allora. Lui si è messo in modalità accampamento qui. È chiaro che voglio attaccare. Allora ci sta anche a combattere. Facciamola questa battaglia perché vorrei un po' vedere come riesco ad interagire con loro. Sparano praticamente tutti loro, perché... Sì. Ci sono anche questi goblin che poi sono invisibili. Le vilcanaglie mi sembra si chiamano. Ok.
Facciamo una cosa senza neanche portarla troppo alla lunga. Loro andranno in difficoltà perché non hanno scudi, quindi soffriranno abbastanza. Qua ci sono gli Akshina. Loro li vorrei scoprire subito in modo tale che si chiama il Lord dall'alto. Ok. Ah, Druzi, vai. Sarebbe buono attaccare lui, vedi? Questa cosa è buono. Ah, il canaglia mi attaccano. Gli posso far consumare munizioni? Serio? Oh, bello. Sì, perché lo vedono come se fosse un'unità di cavalleria lui. Vabbè, buono. Vabbè, ovviamente le magie, figurati. Aspettiamo perché ci devono essere le vil canaglie per forza. Ciao. Ok, avanziamo con la fanteria. Allora, arcieri qui. Come rompono però, mamma mia. Le vil canaglie che attaccano anche la destra, ovviamente. Aia. Sono arrivate le vil canaglie. Ovviamente maestri nel flanking, quindi. Questa unità qua è meglio che la faccio indietro. Aspetta, spostiamo sto boiardo qui. Per caso lui lo si riesce a uccidere, che è un lord all'11, toglierlo non sarebbe per niente male. Vabbè, stanno scappando, però. Va bene, dai. No, se è troppo veloce lui non lo riesco a uccidere. E comunque abbiamo subito 480 perdite, che sono tante. Vabbè, ma sapevo che la nostra fanteria con poca armatura e senza scudi avrebbe sofferto tutte queste unità da tiro. Quindi era normale. Soprattutto quei relichi sleviti con poca armatura e senza scudi. Ne hanno subite loro di perdite. Vabbè, ma qua in realtà ormai quei relichi sleviti non ci servono più. Bisogna rimpiazzarli con i corsari corazzati, arrivato a questo punto, perché non. Vabbè, l'antilarge, vedete, un'unità l'abbiamo anche persa. Vabbè, l'antilarge, però. Adesso come adesso ci serve avere unità più resistenti, perché i nemici comunque che abbiamo sono belli tosti.
Destroy them for Kislev. Face my eye. Ah, ma non ci arrivo. Kislev's chosen. Ma come non ci arrivo? E riduzione dei tempi di ricarica di Yakshina, è bellissimo. Bellissimo. Questo si energizza con Yakshina proprio a pacchi. Ma io direi di fare la grande ortodossia. I prove my power. Heed me. I am truth. La tempesta di neve è la potenza subito. Defender of Kislev. I switch. Sì, però iniziano ad esserci troppi personaggi. Allora. Avrei bisogno di un po' di unità da tiro, a dire il vero. Che un po' di arcieri. Facciamo così, no? Anche Praga. Magari facciamo così. E così. Allora, loro stanno in una brutta posizione perché non reintegrano. Sono feriti. Se arriva questo esercito mi pialla tutto. Questi sono un problema. Non mi sono mosso bene, non dovevo inseguirli questi. Qua ho sbagliato. Rischio di perdere le truppe là. Vabbè, my bad. Forte Ostrosk. Forte Ostrosk, magari si può fare qualcosina. Devo fare qualcosa per il reclutamento, però già adesso non ho più soldi. Senza moneta non si fa nulla. Vabbè, diciamo che io anche dalla diplomazia non è che posso pretendere più di tanto. Cioè, ho fatto due confederazioni e gli accordi commerciali comunque ce li ho. Ne ho 5. Prendo 1.500 dal commercio. Potrei prendere molto di più, ma le risorse che produco sono sempre poche. Quindi adesso io sono preoccupato per questa situazione di questi due eserciti, ma vengono piallati subito con i rinforzi. Oddio, io mi prenderei proprio una bella risoluzione automatica qua. Allora, qua secondo me se la gioco perdo. Guarda che hanno anche artiglieria. Altrimenti diventa risoluzione automatica. Vinco perdendo delle unità, però questa qua non la vinco mai nella vita. C'hanno anche doppia artiglieria. Cioè, non ho flanker. Non so perché la risoluzione automatica qua mi avvantaggia così tanto. No? La provo a scappare se riesco, ma penso sia anche peggio. Cioè, mi continuo a far vincere. Ah, qua mi pialla l'esercito. Cioè, vincerei con la risoluzione automatica qua. Ma com'è possibile, scusa, che vinco con la risoluzione automatica? Cioè, ma dove? Vabbè. Me la gioco anche per correttezza, perché già questo gioco lo hanno reso facile all'estremo. Vincere di risoluzione automatica anche in questo caso non credo sia carino da fare. Per quanto conveniente, no? Il Lord ce lo scoppiamo subito, però proprio loro, cioè, non vedo come possiamo vincere qua. Cioè, sì, magari formaggiandomeli in un certo modo si può pure fare, però posso mettermi qua dentro per evitare, per proteggermi dai loro proiettili con gli alberi. Il Lord è morto da solo. Secondo me il Lord stava castando una magia e c'è morto da solo. Ma effettivamente io però con il mio boiardo potrei iniziare a fare un bel po' di danni, sapete. Aspetta. Sparate, ragazzuoli. Ma
effettivamente vinciamo. Già giocata semplicemente così e vinciamo. Oddio. Vinciamo. Considerando che il boiardo li sta tenendo, ne sta tenendo impegnati tanti. Cioè tutte le loro unità da tiro vengono impegnate dal boiardo, quindi, cioè tutti i loro arcieri. Più di questo. Perché poi così si capovolge la situazione, che anche loro poi si proteggono con gli alberi dai nostri proiettili, e non è un bene. Ma vedi l'assenza di magie cosa causa? Oh, questi sono ritornati. Che poi i cossari corpo a corpo con le vil canaglie perdono. Qua ci sono anche i nani del caos guerrieri che sono difficili da tirare giù perché hanno tanta armatura. Infatti vinco loro, Cioè una volta che ci sono scappati i guerrieri ghisleviti, ci hanno caricato e hanno vinto. Non c'è verso. Io ho ucciso il lord però. Boiardo comunque è veramente mediocre. Cioè non è possibile che un lord del genere ti fa soltanto 24 uccisioni e 2500 K in mezzo a delle unità da tiro come così fragili come gli goblin arcieri. Se avessimo avuto un lord un po' più decente, questo è anche livello 7, cioè non è manco livello 1 che tu dici, vabbè, uno schifo. C'ha 105 di armatura, 55 attacco corpo a corpo, e anche, ha anche antifanteria, e fa solo 24 uccisioni, bro. Che ci stiamo raccontando, fratello caro? Mediocre proprio. Vabbè, dai, abbiamo perso. Ciao. Ma come era anche giusto che fosse. Però veramente, cioè nel senso, noi abbiamo perso per colpa del boiardo che non riusciva a fare abbastanza uccisioni. Cioè surreale come cosa. Le unità da tiro le ha tenute impegnate, poi sono state le vil canaglie che ci hanno devastati. Comunque vabbè, gli abbiamo perlomeno ucciso il lord. Peccato per tutte queste unità che erano abbastanza livellate, tutte unità argento, però vabbè, pazienza. Siamo riusciti a reintegrare. Cioè. Vabbè, ciao. Allora, anche loro ci attaccano. Ma anche qui io non vedo. Vabbè, me la voglio comunque giocare. Però non penso di poterla vincere questa battaglia. Cioè, non capisco proprio come potrebbe essere fattibile una cosa del genere. Magari formaggiandomi. Va bene, dai. E giochiamocele, vediamo se ne riusciamo a venire. Ne riusciamo ad uscire sani e salvi da questa situazione. Allora, loro partono da qua e quello è l'esercito più pericoloso. Poi gli altri.
Comunque arrivare subito lì e... affrontarli. Dai. Mettiamoci qui. Look to our comrades. Qui. Trust in them and trust in the glacial resolve of the motherland. Mettiamo anche bel velocità per 3. Oddio, potremmo andare a massacrarli questi già che ci siamo. Warrior and leader, no hesitation. Beh, massacrarli è un parolone. Okay. L'importante è che riusciamo a rimanere uniti. Perché questi maledetti stanno andando sui corsari corazzati che devono bloccare l'arrivo dei rinforzi che stanno qua in forza, appunto. Ok. Perché magari andare a menare subito il Lord sarebbe una gran bella cosa. Così come iniziare a spammare magie come se non ci fosse un domani. Volevo evitare che la loro artiglieria iniziasse a sparare, ma non ci sono riuscito. Cerchiamo di menargli la loro backline. Se gli ammazziamo anche sto Lord al 13 è anche buono come cosa, anzi buonissimo. Ok, eliminiamo sto cannone magma. Ma ci dobbiamo un attimo rischierare, non mi piace come siamo messi. Magari sparare anche un pochetto sul fianco destro. Ti dimmi già che so anche poco. Ready for battle! Yeah! No, non retreat, dovete combattere e basta. Qua purtroppo i nani che il caos guerrieri sono un problema serio. Ma... ho perso il patriarca. No, il patriarca ci sta ancora, per fortuna. È sto maledetto che non muore, ma... purtroppo le unità, quelle più corazzate, non riusciamo a tirarle giù. Qua sul fianco sinistro ci ha sfondati. Aspetta, venite via. Ah, no, questione di... è un problema numerico proprio. Mi sono mosso male io prima e ne sto pagando le conseguenze. Perché comunque avevo detto che dovevo aggiornare le truppe, ma non ho avuto proprio il modo di aggiornarle. Lia non mi ha dato proprio il tempo di fare nulla. Gli Akashina stanno corpo a corpo. Lui ovviamente vola e quindi può fanculizzare tutti quanti e andare in backline. Warrior and leader. Yes! The Golden Knight. Ma vola. Non posso far nulla, cioè, appena ha visto che stava per morire è scappato e è andato in backline e mi ha frantumato proprio.
Qua c'è bisogno di tanti scudi, soprattutto scudi. Non abbiamo una singola unità che ha gli scudi, e questo ci penalizza molto contro i nani del caos, ovviamente. No, non si riesce proprio, siamo tutti quanti morti. Guardate quanto si salva, 1300. Sono infinità di proiettili, mi ha ucciso il Lord e mi ucciderà anche i personaggi. Niente da fare, non ci sono riuscito. Vabbè, niente. Tutti quanti asfaltati. Loro purtroppo non sono riusciti a fare nulla perché non hanno scudi, quindi sono stati massacrati da un'infinità di frecce che, anche se non hanno penetrazione e armatura, comunque erano un'infinità di frecce. Cossari praticamente inutili, cioè non... gli Akshin hanno provato a fare qualcosa, ma erano praticamente da soli e senza il fronte, quindi non potevano fare altro. Qua ci vorrebbero le guardie dello zar con gli scudi. Vabbè, niente, noi abbiamo perso anche questo esercito, quindi la situazione qui divane è veramente drammatica, anzi più che drammatica. Peccato, perché gli Akshin andavano veramente bene, cioè, perdere tutte quelle unità di Akshin, perdere gli eroi, è veramente un durissimo colpo. Anche perché poi io non ho più difese là in quella zona, quindi tutti gli insediamenti sono alla mercé di Astragoth, che può farne quello che vuole, cioè li può conquistare tutti quanti dal primo all'ultimo. E tu, fratello mio, io non riesco a reclutare unità con gli scudi, quindi dovrei reclutare dal globale, però non posso reclutare dal globale. Qua c'è un attimo da ribilanciare il tutto. Fare un terzo esercito, però farlo veramente costoso. Non riesco ad avere un attimo di tregua per reclutare. Vabbè, ragazzi, cercheremo nel prossimo episodio di sistemare questa situazione, che è diventata più complicata di quella che prevedevo. Vi ringrazio per avermi seguito e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!